Bene, siamo arrivati al momento che stiamo annunciando dall'inizio della trasmissione, perché Carmen, che cosa succede nei prossimi 5 minuti? Dai, facciamo... Hai fatto una piccola sorpresina. Cioè, hai fatto una piccola sorpresina, sì, sì. Chiamiamola sorpresina. Certo. Sorpresona. Indovinate un po' chi c'è al telefono? Valentino Rossi. Certo. No. Marco, dai, mettili subito a posto. Stavo scherzando, Marco, buonasera. Ciao, Marco. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao. Allora, innanzitutto, stai bene? Immagino di sì, insomma, è un periodo che ti vede protagonista in positivo, no, questo? Sì, 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 sto molto bene, era un bel periodo, decisamente meglio delle aspettative all'inizio, sappiamo però adesso che sarà molto dura, però mi diverto, sto lavorando per me, via. Ecco, ma ti stai augurando che le prossime gare saranno tutte sul bagnato? No, guarda, io voglio, dobbiamo migliorare sull'asciutto e questo è quello che voglio, perché non può piovere tutte le domeniche. Purtroppo per adesso sapevamo che dovevamo sfruttare quell'occasione lì, fino a che così è stato, siamo stati molto bravi, sia io che la squadra abbiamo lavorato bene. Purtroppo a Mugello abbiamo sbagliato l'assetto del motore asciutto, siamo andati molto piano e abbiamo buttato via tutto quello che era stato una fantastica prima parte di gara. Marco, so che tutti ti chiedono sempre della Ducati, io non te lo voglio chiederti un'altra cosa. Quanto hai goduto quando hai superato Stoner al Mugello con la tua Iate? Ma guarda, la cosa, guarda, intanto io corro con la Kawasaki, per il team è Iate, ma la moto è Kawasaki, è un po' di confusione perché molti pensino che la moto sia... abbia un nome strano, però la moto è scritta come Kawasaki, quindi chiamiamola col suo vero nome. Ok, quindi Kawasaki. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, è il modello migliore che abbiano creato fino ad oggi, è strano che non abbiano voluto, Sì, no, quello sicuramente, rispetto alla 2008 ho provato io, questa è decisamente più performante. Adesso avremo bisogno di sviluppi per migliorare, soprattutto nel telaio, però purtroppo non possiamo farlo, quindi lavoreremo al massimo con quello che abbiamo in pista e vediamo di migliorare. Marco, ma questa Kawasaki ha detto che a livello di aggiornamenti tecnici non ce ne saranno tanti, ma con la tua bravura, con la tua esperienza, credi di riuscire a metterla a posto per ottenere qualche podio anche sull'asciutto, non in condizioni limiti? L'obiettivo adesso è di avvicinare Dovizioso e Idolf, che secondo me sono quelli che sono a metà tra noi satelliti e gli ufficiali là davanti. Sì. E la mia squadra è molto brava, abbiamo lavorato bene, abbiamo migliorato tantissime soluzioni di elettronica che ci davano problemi inizio dell'anno. Adesso avremo un giorno di test a Barcellona, l'unico giorno di test alla fine del Gran Premio, e niente, purtroppo appunto Kawasaki non ci porterà nessuna evoluzione, ma noi proveremo abbiamo alcune idee da sviluppare che in gara non possiamo fare perché sono troppo alternative e rischiose, però ho la piena fiducia nella mia squadra, loro hanno fiducia in me e quindi tutti lavorano al 100%, questo per me è fantastico. Marco, io penso di averti conosciuto varie volte, perché ti ho visto nel 2001 al Mugello ed eri il mio mito, poi ti ho incontrato quando sono venuta a Ravenna ed eri il ragazzo che si voleva divertire, quando sei venuto qua a Napoli invece tutta un'altra persona, maturato tantissimo, cioè ciò si vede anche a livello professionale, la testa vale molto. Ma è chiaro, la testa è fondamentale, quella che regola tutto il fisico, voglio dire, è normale, però nel nostro sport io credo che la testa più delle volte sia una conseguenza, non sia la parte portante, nel senso che quando uno si diverte la moto fa quello che vuole, il team lavora bene con il pilota, dopo la testa è tranquilla perché sai che comunque ti divertirai, vai a fare quello che ti piace, andare in moto. Quando invece è tutto difficile, la moto non ti piace, lavori con gente in cui non hai fiducia, ti senti veramente come andare a lavorare e ti senti da solo contro tutti, quindi non sei mai sicuro. Marco, il prossimo Gran Premio, quello di Barcellona, non è un circuito che ti entusiasma tanto, poi c'è anche il lungo rettilineo, quali sono le tue aspettative? Ma no, guarda, a me Barcellona, della verità, piace molto, sono andato sempre molto forte in 250, in MotoGP ho fatto il mio primo podio nel 2004. Mentre io piangevo sulla poltrona... No, so che non sarà una pista facile per la nostra moto, ma credo che il Mugello fosse la più difficile in assoluto. Vediamo, il motore non va così piano, abbiamo un po' di difficoltà nelle curve lunghe come grip sul posteriore, però andare là con l'idea che vada male non ha senso. Io vado là e ci crederò. Bravo, forza Marco, in bocca al lupo da parte di Star Bikers. Buon divertimento. Ok, ciao Marco, grazie molto. Ciao Marco, di nuovo. Ciao Marco. Ciao. Ciao Carmen.